dalla ribalta TV alle pubblicità locali. Sara Affifel ha pagato carissimo lo scandalo di Uomini e Donne, l'ex tronista è stata bandita da Maria De Filippi per aver nascosto per un anno intero il suo fidanzamento con Nicola Panico pur di poter partecipare al Trono Classico di Canale 5. Una volta rivelata la verità, il suo castello è crollato e con esso anche le sponsorizzazioni su Instagram, sparita da TV, giornali e social. Novella 2000 ettari ora scoperto cosa fa per campare la modella, promozione a un centro benessere del napoletano, grazie ad alcuni utenti molto attivi, scrive il settimanale di Gossip. Siamo venuti a conoscenza di ciò che fa ora Sara Affifel. La ragazza, come mostrato in foto, ha iniziato a fare pubblicità per un centro estetico di un paese in provincia di Napoli. L'ex tronista, così, dopo lo scandalo di Uomini e Donne si è trovata dallo sponsorizzare prodotti di scala nazionale, a cose locali.